Assemblea interregionale della CISL Roma, è andata per noi Maria Teresa Laudando. Sbloccato il contratto del pubblico impiego con quasi 600 euro di una tantum per gli arretrati e una chiusura prevista entro Natale, l'assemblea interregionale della CISL, che coinvolge Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, si è tenuta oggi a Roma, ha avuto almeno una spinta positiva al dibattito che riguarda i lavoratori e i pensionati della regione. Un buon piano industriale per rilanciare e ottimizzare la prima azienda importante di questa regione, in modo particolare per la città di Roma, ma non solo per la città di Roma. Quindi investimenti di grande, grande qualità sul turismo e sulla cultura. E poi il Lazio ha anche aziende di grande eccellenza. C'è bisogno, io credo, di innovazione. Un territorio in cui c'è tanto lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico, ma anche tante imprese, grandi e piccole, che faticano a resistere, a cui il sindacato cerca di dare risposte. Queste aziende debbano rimanere nel Lazio, in un tessuto produttivo importante, dove proprio in questi giorni stiamo avendo un tavolo con il ministro Calenda, dove tenteremo di prendere delle misure importanti e significative affinché le aziende non vadano più via né da Roma e né dal Lazio.